Siamo con Luca di Voce della Memoria, un altro grande momento di piazza questa sera a Casale, una grande partecipazione a pochi giorni dall'inizio del processo d'appello a Torino. Sì, era importantissimo esserci oggi. Non è casuale la data di oggi, anche se infrasettimanale si è deciso di fare questa manifestazione perché fra 7 giorni esatti comincia il processo d'appello a Torino. È importante far vedere che la comunità c'è, è unita, è compatta e non si scoraggia, nonostante tante siano state le delusioni in quest'anno. Abbiamo 2 condannati contro i quali non è stato fatto niente. Non sono arrivati i fondi che c'erano stati promessi dallo Stato finora. La ricerca è indietro con anche il centro regionale. La comunità invece c'è ed è forte e questa è la cosa più importante secondo me. Quindi questa comunità si ridà appuntamento evidentemente a Torino la prossima settimana? La comunità tra una settimana si trova qua all'alba, sono previsti almeno 11 pullman che partiranno verso il Tribunale di Torino per il processo d'appello, arriveranno anche dalla Francia, è di nuovo un momento importante. Nonostante tutto continuiamo a credere nella giustizia, nonostante tutto continuiamo a credere nel fatto che le cose possono cambiare. Qui a Casale continuano a verificarsi 60 nuovi casi di mesotelioma l'anno, i colpevoli sono fuori, la ricerca è ferma e i soldi per la bonifica che servono non arrivano come dovrebbero. Noi continuiamo a reclamare tutto ciò.